Sgominata dagli uomini del commissariato di polizia di Fano, la banda autrice di numerosi furti in zona ai danni di esercizi commerciali nella provincia di Pesaro, Rimini ed Ancona. Il gruppo, estremamente attivo e ramificato, era diventato un vero incubo per commercianti, essendo da settembre praticamente attivo ogni notte, con mazze e picconi ai danni di bar, tabacchi, slot machine, gratta e vinci, ma anche predatori onnivori di ogni merce di largo consumo, come apparecchi elettronici, telefonini di ultima generazione, orologi e anche profumi di marca. Ma ora per due di loro si sono aperte le porte del carcere con l'accusa di furto aggravato e ricettazione, mentre un terzo è sfuggito alla cattura in una rocambolesca colluttazione con gli uomini dell'anticrimine coordinati dal dirigente Stefano Seretti, che anche lui partecipe della cattura, hanno individuato a fine novembre e catturato l'elemento di spicco della batteria, il capobanda, rintracciato in un bar all'uscita dell'autostrada di Cattolica, mentre ieri è stato catturato il secondo elemento. Abbiamo capito insomma da dove avessero la loro base logistica, la loro base operativa, abbiamo iniziato a monitorarli e siamo riusciti ad arrestarne due, soprattutto il capobanda. Ecco, tra l'altro questa operazione e gli arresti hanno permesso anche di fermare un furto imminente che la banda si apprestava a compiere proprio nel territorio fanese. Sì, nella zona di Carrara abbiamo notato i loro movimenti, avevano piazzato un furgone rubato qualche giorno prima a Mondolfo e quindi siamo riusciti a farli desistere, insomma, a non farli operare. Una volta arrestati e sgominata tutta la banda e sequestrato tutto il materiale, non ci sono stati più furti nei confronti di negozi e esercizi commerciali. Ma il gruppo non era composto da soli tre elementi, infatti sono state denunciate a piede libero alla fine delle indagini altre sei persone che con varie mansioni erano parte del collettivo che aveva il compito di smistare e mandare in Moldavia tutta la refurtiva frutto delle incursioni notturne per le quali utilizzavano sempre autovetture e furgoni rubati, alcuni dei quali erano quelli asportati dalla concessionaria rondina di Mondolfo. Recuperata dagli uomini del commissariato di Fano un'ingente quantità di refurtiva per un ammontare approssimativo di oltre 60.000 euro, in gran parte già restituita o riconosciuta dai legittimi proprietari, oltre a quattro automezzi utilizzati nei furti. Le indagini sono partite proprio da quello perpetrato ai danni di una tabaccheria nel quartiere di San Lazzaro. Da quel momento in poi, una volta individuati, sono stati braccati e catturati, costringendoli però fino ad oggi ad una vita di clausura diurna, nascosti in casolari abbandonati nella campagna per poi uscire solo di notte per colpire gli obiettivi predestinati, cosa che ora non avverrà più. Le auto, come la